sono in corso i lavori nel cantiere di Nuove Acque per ridurre al minimo e quindi risolvere il problema che si è creato qui a Tregozzano, dove appunto si è aperta una voragine nella strada vicinale. Tra le cause potrebbe esserci la rottura di una fognatura, ecco il perché dell'intervento di Nuove Acque. Ma sì, il quadro era già chiaro stamattina dopo che abbiamo fatto la videoispezione che ha determinato appunto la presenza della nostra fognatura che in un punto presenta una rottura. Poi se questa rottura possa aver determinato da sola quella che è la cosiddetta voragine lo potremo scoprire soltanto una volta che avremo aperto. È stata messa in sicurezza la tubazione del gas metano, la zona è stata transennata e messo in sicurezza anche il fosso che costeggia la strada vicinale. Adesso i tecnici di Nuove Acque sono al lavoro per cercare di risolvere prima possibile quello che da una buca sulla strada si è rivelato essere invece un problema ben più importante. Questo tipo di cantieri sono cantieri che determinano appunto la realizzazione di un'opera importante. Immaginatevi un fronte di scavo domani sarà di 5 metri, quindi con molta terra, molto materiale che verrà temporaneamente rimosso, noi auspichiamo che di risolverlo nel più breve tempo possibile. Faremo di tutto per limitare quelli che sono i disagi. In questo momento possiamo vedere una passerella pedonale per consentire appunto ai pedoni di transitare e in parallelo è stata ripristinata una strada vicinale che consente alle 6 famiglie di poter utilizzare una viabilità alternativa e far fronte quindi a quello che era altrimenti l'interruzione della loro viabilità ordinaria.